Per interagire con le varie piattaforme DeFi, MetaMask è uno strumento indispensabile. La domanda è: tu sei sicuro di conoscerlo bene? Te lo sto chiedendo perché si sta movimentando fondi e quindi basta un minimo errore e i rischi sono molto alti anche di perderli. Inoltre spesso non è proprio semplice da usare, diciamocelo, è un po' macchinoso, soprattutto se si vuole interagire con chain diverse da Ethereum, se si vuole usare i bridge, se si vuole interagire con qualche piattaforma un po' più complessa. Per questo motivo ho pensato di fare un tutorial completo dalla A alla Z su MetaMask e i suoi possibili utilizzi, come installarlo, come usarlo come wallet, come metterlo in sicurezza, cosa più importante in assoluto, e inoltre come interagire con i diversi ecosistemi DeFi, come aggiungere chain diverse da Ethereum, come utilizzare i ponti, come approvare o disapprovare gli smart contract, altra cosa importante, e soprattutto come utilizzarlo tramite un hardware wallet come il Ledger, sempre per massimizzare la sicurezza. Queste sono alcune soltanto delle cose che vedremo oggi. Per vederle tutte io vi raccomando di guardare il video fino alla fine, perché davvero sono cose molto importanti se si vuole iniziare a farmare, oppure se si vuole diventare dei pro farmer e aumentare magari il capitale che si utilizza. Le basi vanno conosciute veramente a menadito, non ci si può accollare alcun tipo di rischio legato all'inesperienza. Quindi iniziamo subito, tenetevi pronti perché ci sarà un bel po' di carne al fuoco, seguitemi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ultimamente mi state chiedendo di fare dei più tutorial pratici, soprattutto legati al mondo DeFi, che è ciò che vi interessa di più, e allora ho deciso di produrre più contenuti di questo tipo iniziando proprio dalla base, più base che c'è, ovvero MetaMask, strumento assolutamente fondamentale per l'interazione con quasi qualsiasi piattaforma DeFi su Ethereum e dintorni. Se avete altre richieste di tutorial, di qualsiasi contenuto, mi raccomando, fatemelo nei commenti perché vi ascolto e sapete do molto peso ai vostri feedback. Iniziamo quindi capendo che cos'è MetaMask. MetaMask è un'estensione del browser, nasce come estensione del browser, poi hanno sviluppato anche l'applicazione mobile. Il suo scopo in ogni caso è far comunicare il browser, il mondo web, diciamo, con la blockchain, con gli smart contract, quindi mettere in comunicazione il web con quello che chiamano Web3, per l'appunto quello che contiene anche dati sulla blockchain e smart contract, e questo è il motivo per cui è un'estensione del browser. Installandola su Chrome, ogni qualvolta si va ad interagire, a cliccare da qualche parte in qualche sito che contiene delle chiamate a smart contract, salta fuori la finestrella di MetaMask e fa cose. Ecco, adesso ovviamente andiamo a vedere più nel dettaglio. È possibile utilizzarlo anche come wallet, è possibile generare proprio delle chiavi private e il seed di 12 o 24 parole, anche se, come vedremo tra poco, per la sicurezza non è il massimo. È meglio utilizzarlo per massimizzare la sicurezza collegandolo con un hardware wallet che già si possiede. È compatibile con tutte le chain che sono, si dice, EVM compatibili. EVM sta per Ethereum Virtual Machine e è la macchina virtuale che fa girare gli smart contract di Ethereum, detta in maniera semplice. Quindi tutte quelle chain simili a Ethereum su cui si programma in Solidity, su cui ci sono quegli smart contract che più utilizziamo e conosciamo, quelle con gli address, per capirci, che iniziano con 0x. Quindi MetaMask non è compatibile ad esempio con Solana, non è compatibile con Terra, non è compatibile con Cardano, non è compatibile con Atom, solo con Ethereum e dintorni, ecco, tutte quelle chain che si chiamano appunto EVM compatibili. Come si fa ad installare?
Per installarlo occorre navigare sul sito metamask.io oppure sul Chrome Store delle estensioni, dove si può andare a installare le varie estensioni e cercarlo lì. Attenzione se lo cercate su Google, perché spesso e volentieri ci sono un sacco di siti scam, quindi fate attenzione che sia metamask.io, altrimenti rischiate di installare una versione scam, per l'appunto malevola, dell'estensione stessa, e potete immaginare facilmente quale sarebbe l'esito di un'operazione del genere. Non fatelo per nessuna ragione al mondo. Io vi consiglio personale di utilizzare sempre solo la versione desktop. Io ho provato anche a utilizzarlo da mobile, qualcuno può dire comodissimo, una figata, eccetera. Per fare le operazioni di base come uno swap, uno scambio, magari sì, però c'è più rischio di fare errori, diciamo, quindi io tendo a preferire la versione desktop. Una volta installato ci compare la nostra iconcina qua di fianco. Se non la vedete potete cliccare qua nel menu estensioni e andare a mettere il PIN, vedete che altrimenti si nasconde, e una volta che la vedete la potete attivare. In una prima attivazione ciò che accade solitamente, adesso faccio il logout per farvi vedere, eccola, qua vi chiede di generare un nuovo wallet. A me dice bentornato, ma in realtà se non siete mai arrivati, se è il vostro primo utilizzo, vi fa generare un nuovo wallet. Quindi potete importare un wallet già esistente utilizzando il seed 12-24 parole. Vi ricordo che questo è uno standard, quindi se avete un wallet altrove con le sue 12-24 parole e le inserite all'interno di MetaMask, vi viene, cioè vedete lo stesso bilancio, chiaramente circoscritto al mondo Ethereum, perché vi ricordo che MetaMask è limitato al mondo Ethereum. Poi si può collegare anche alle altre chain EVM compatibili, come vi dicevo, però di base voi all'inizio vedrete MetaMask collegato a Ethereum. Quella è la sua funzionalità default. Altrimenti voi potete creare, ripeto, un nuovo wallet, vi vengono mostrate poi le parole del seed, mi raccomando in tal caso tenetele al sicuro perché sono preziosissime, se perdete queste parole perdete l'accesso ai fondi, nella malaugurata ipotesi in cui vi si disinstalla o dimenticate la password e così via, quindi scrivetevele, tenetele al sicuro in un posto indistruttibile e al sicuro di occhi indiscreti, perché anche chiunque riesce a vedere quelle parole può accedere ai vostri fondi e farci quello che vuole, anche se non conosce la password. La password e il seed sono due cose diverse, perché una volta che voi generate il seed su MetaMask, poi dopo vi chiede di creare una password. Il seed ve lo dà lui, ok? Perché vi crea un wallet da quelle parole che vi dà lui. Quindi quelle ve le segnate e le tenete da parte. Dopodiché vi chiede se avete fatto un backup e poi vi chiede inserisci una password che ti inventi tu, ok? Puoi sceglierla tu questa password. Questa password è differente dal seed perché se qualcuno conosce la tua password ma non il seed, non può accedere da un altro PC che non è il tuo, ok? La password protegge il wallet dal tuo PC. Se qualcuno su un altro PC installa MetaMask e inserisce la tua password, non entra nel tuo wallet, anche perché altrimenti se due persone a caso scelgono la stessa password arriverebbero allo stesso wallet. Però attenzione, perché se qualcuno non conosce la vostra password ma conosce il vostro seed, la può bypassare, perché se io qua nella schermata di inserimento password seleziono importa utilizzando una recovery phrase, mi porta alla schermata di ripristino da frase seed. Io inserisco il seed, genero una nuova password a caso, quindi qua è come se stessi creando un nuovo wallet, lo ripristino e ho accesso a quel wallet legato a quella frase seed. Quindi il seed è la cosa più preziosa in assoluto. Anche la password, per ovvi motivi, non è che la dovete divulgare ai 420, però è meno grave, diciamo, la perdita della password, perché per utilizzare la password e accedere al vostro wallet uno deve essere sulla vostra specifica macchina.
Una volta che abbiamo inserito la password, io adesso faccio tutto da finestra, ho ingrandito per avere una maggior chiarezza, ok? Se voi da MetaMask andate qua nelle impostazioni e fate espandi vista, vi fa vedere, vi apre una scheda del browser con all'interno MetaMask. Una volta che voi lo andate a creare un account, vi troverete con un nuovo address che vi viene generato e un bilancio zero. Chiaramente vi troverete sulla Ethereum, sulla rete Ethereum. Io adesso ero collegato alla Binance Smart Chain, ma di default è collegato alla rete Ethereum. In questa tendina trovate tutte le reti a cui si può collegare. Di default, ripeto, c'è solo Ethereum e le varie testnet di Ethereum. Queste altre le ho aggiunte io e tra poco vediamo come si fa. Se voi andate a selezionare una rete diversa, chiaramente il bilancio si azzera, perché su quella rete, che è una blockchain diversa, non avete le coin che invece avete sulla mainnet. Comunque, quando voi generate un nuovo wallet, partite sempre e comunque da zero. Poi, un'altra cosa importante da comprendere è il concetto di account per MetaMask, perché se voi andate in questo menu qua in alto a destra, questo cerchiolino colorato, all'inizio vedrete soltanto account 1, ok? Che è il vostro account default, che tra l'altro dal menu qua, se fate dettagli account, potete andare a rinominare e chiamare, non lo so, wallet Luca, per dire una cosa a caso, oppure wallet DeFi 1, insomma potete decidere voi. Potete aggiungere infiniti account legati al vostro seed, quindi alle vostre parole di origine del wallet. Questo è perché il wallet funziona con una forma di derivazione degli address. Adesso sto cercando di semplificare il più possibile, ma dal seed si generano infiniti wallet a cascata, ok? Perché un seed genera tramite un'operazione crittografica una coppia di chiavi pubblica e privata, da cui se ne generano altre, da cui altre, e così via ad albero. Appunto, il seed è il seme, l'origine di tutto, no? Quindi voi avrete il vostro primo address e poi potrete generarne infiniti altri, ok? In che modo? Andando a fare crea account. Voi fate crea account, vi chiede il nome del nuovo account, lo date e lui vi va a creare un altro account con bilancio zero e un address differente, sempre legato allo stesso seed. Il che vuol dire che se voi andate a movimentare fondi su questo address dell'account nuovo che avete creato da qui e poi accedete da un'altra applicazione, Exodus, Trust Wallet, quello che è, e mettete dentro il seed che vi ha generato MetaMask, voi vedrete i fondi sia sull'account 1 che sull'account 2, nel mio caso 3. Ok, comunque il senso è quello, sono tutti legati a quello specifico seed, e quello è il senso in sostanza dell'avere un seed. È molto più comodo delle chiavi pubbliche private, perché una chiave privata è associata a un singolo address, e quindi se voi esportate la chiave privata dell'account 3 è diversa da quella dell'account 1, ma il seed è sempre il medesimo, perché tutte le chiavi private derivano da lì. Qua è un po' di teoria sui wallet, tra l'altro ve l'ho detto in maniera molto grossolana, ma giusto per introdurre e capire un po' come funziona il concetto. Una volta che voi create un nuovo account, quindi se voi uscite e vi disconnettete e poi reinserite la password, quello che accade è che lo rivedete, perché comunque è un nuovo address, cioè qui account uguale address per MetaMask, vedete, account 1 0xab, account 2 0x2557 e così via, sono i miei vari account. Per lui un account equivale ad un address. Se voi utilizzate questo seed su un'altra macchina che ha MetaMask, vi importa sempre questi vari address che avete creato, perché comunque sono legati al medesimo seed. Un'altra cosa che si può fare, vedete qua sotto, oltre a crea account, è importa account. Importa account significa che voi prendete la chiave privata, non il seed, attenzione, la chiave privata, da un altro wallet, quindi dovete esportare da lì la chiave privata, e attenzione, non sono le 24 parole, quella stringa alfanumerica incomprensibile che vi va a sbloccare un singolo address.
voi la incollate qui, operazione atroce dal punto di vista della sicurezza, quindi mi auguro che non lo facciate mai. Comunque, se vi capita, la incollate qui, voi fate importa e vi va a creare un nuovo account a cui darete il nome voi e di fianco compare la scritta importato. Questo significa che questo account non è legato a quel seed. Quindi se voi disinstallate e reinstallate MetaMask, per dire, lo dovete e rimettete dentro il seed per ripristinare il vostro solito account, wallet, quello che è, quello lo dovete reimportare, ok? E lo stesso chiaramente se cambiate PC, se cambiate macchina. Un'altra cosa che si può fare, che è la migliore in assoluto, è connetti portafoglio hardware. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che mi permette di utilizzare un hardware wallet come Ledger o Trezor per firmare le transazioni tramite MetaMask. Qual è la differenza? La differenza è abissale da un punto di vista di sicurezza. Mi sto soffermando molto sulla sicurezza perché credo sia la cosa più importante quando si parla di wallet. In sostanza, quando voi andate a creare un wallet su MetaMask da nuovo, voi state facendo tutta un'operazione online di generazione del seed, di esposizione del seed perché vi viene esposto a schermo, poi di andare a conservare le chiavi private, anche se crittografate in qualche modo all'interno di MetaMask. Insomma, MetaMask ha tutti questi dati e quindi c'è una maggior vulnerabilità, perché ciò che è online è più vulnerabile. Allo stesso modo, la firma delle transazioni viene fatta direttamente da MetaMask, il che vuol dire che se da questo account, che è un account MetaMask, io invio degli Ether a un altro address, mi compare la finestrella di conferma di MetaMask, io devo solo cliccare conferma, la transazione parte. Al contrario, se io associo un hardware wallet, quello che accade è che MetaMask mi legge l'hardware wallet e vede i suoi address e me li va ad aggiungere. Vi faccio anche vedere, aspettate, torno un attimo sulla BSC e vi faccio vedere perché qua sotto ho associato ad esempio l'hardware wallet Ledger, vedete? Mi ha preso tutti i vari address al cui interno ci sono stati dei movimenti perché lo rileva, tra poco vi faccio vedere la procedura, di fianco viene scritto hardware. Questo perché se io di nuovo disinstallo e reinstallo MetaMask o lo ripristino col seed, questi non sono più associati, esattamente come se fosse un wallet esterno. Una volta che me li legge e li importa, lui non è che va a importare le chiavi private, perché le chiavi private degli hardware wallet non escono mai dagli hardware wallet, a meno che noi non le esportiamo, cosa che non conviene quasi mai fare. Quindi quello che accade, se io seleziono un account legato al mio Ledger e vado a fare un'operazione come un invio oppure una qualsiasi operazione come vedremo tra poco con le piattaforme DeFi, con PancakeSwap per dire, quello che accade è che mi compare sì la finestrella di MetaMask che mi dice vuoi confermare la transazione, ma quando io clicco conferma su MetaMask poi mi compare sul Ledger conferma transazione e se non lo faccio la transazione non parte. Questo perché la firma della transazione con le chiavi private avviene sul Ledger, ovvero offline. Questa è la differenza tra un wallet online e un wallet offline ed è ciò che li rende ovviamente più sicuri. Quindi il mio consiglio spassionato è quello di utilizzare sempre un hardware wallet, collegarlo a MetaMask e utilizzare la DeFi con MetaMask ma firmando sempre le transazioni dall'hardware wallet. In questo modo si vanno a minimizzare i rischi di falle di sicurezza e di qualsiasi cavolata che si può fare. Non sono gli unici rischi di sicurezza, ma come vedremo questo è già un grande passo avanti. Ovvio è che se volete movimentare 20 euro di cripto non ha senso comprare un Ledger che ne costa 100, allora lì si può anche chiudere un occhio sulla sicurezza. Ma come sempre, in base al capitale che si va a gestire, cambiano anche, cioè diventa più sensato avere un occhio di riguardo in più per la sicurezza stessa. Per andare a legare un hardware wallet, a importare un hardware wallet, si clicca connetti portafoglio hardware, qui si clicca Ledger, si infila, si attacca via USB il nostro Ledger al PC,
si apre l'applicazione Ethereum su Ledger. Adesso qui non vi spiego come funziona il Ledger, che ho fatto un tutorial a parte. Lui vi andrà a fare un elenco di tutti gli address che vede, li flaggate e fate continua e lui ve li importa. Vi fa di default selezionare quelli che hanno un bilancio attivo, quindi non tutti quegli address vuoti, che anche il Ledger ha infiniti address perché ha un seed, ma quegli address che hanno un bilancio attivo o uno storico di transazioni, e quindi voi li importate e poi ve li trovate tutti qua esattamente come accade a me. Vedete, io ne ho in questo caso 5. Quindi questo è tutto quello che c'è da sapere per andare in sostanza a creare, a importare un wallet di qualsiasi tipo. Ecco, adesso qua sicuramente mi ha incastrato, io ritorno indietro alla home page per non fare troppa confusione, anche perché adesso dobbiamo andare avanti. Lato sicurezza, al di là del discorso hardware is better, è meglio evitare innanzitutto, ripeto, di avere un wallet nativo MetaMask per i motivi che vi ho detto poco fa. Lato sicurezza è una cosa molto grossolana, io non mi sentirei al sicuro ad avere un capitale di un certo tipo gestito tramite MetaMask. Quindi hardware wallet che si collega a MetaMask, importato su MetaMask, e poi faccio tutto da lì e firmo le transazioni offline. Un PC dedicato è il massimo, nel senso, utilizzare MetaMask da un PC con cui si guarda i film in streaming, si naviga, si fanno cose, c'è maggior rischio di contrarre malware. Questi malware, questi virus di fatto, quello che possono fare è andare ad esempio a rimpiazzare, una cosa comune è rimpiazzare quando fate copia e incolla di un address, l'address che vorreste incollare con un address malevolo, oppure peggio ancora vi iniettano una versione malevola di MetaMask. Insomma, ci sono tante cose che è meglio evitare, quindi anche qua è sempre una questione di quanto capitale si muove, ma un PC con cui si movimentano le cripto deve essere un PC meno esposto a potenziali virus possibile. Basta, ho finito di tediarvi e di mettervi ansia col discorso sicurezza, adesso andiamo a parlare di come far interagire MetaMask con le piattaforme DeFi. Quando io vado ad aprire un sito web che contiene al suo interno una piattaforma, un richiamo alla blockchain, degli smart contract, un qualcosa di DeFi, automaticamente lui mi parla con MetaMask. Io adesso in questo caso ho aperto PancakeSwap ed era già attivo, già collegato, ma se io non lo avessi collegato, la prima cosa che succede è che io, quando cerco di collegare il mio wallet, mi appare la finestrella di MetaMask che mi dice: il sito web PancakeSwap sta cercando di comunicare con MetaMask, lo accettiamo? E se gli dico sì, vedete che qua compare connesso, il che vuol dire, vi faccio un altro esempio differente, non lo so, se vado su TradingView e vado ad aprire MetaMask, mi dice non connesso, perché TradingView non parla con smart contract e blockchain, mentre se vado su PancakeSwap e collego il mio wallet, connesso. Il che significa che PancakeSwap con il mio è connesso con il mio account 0xAB, quello attualmente selezionato. E quindi se io vado a cliccare qualche icona, va a dare qualche input a PancakeSwap che interagisce con smart contract e blockchain, lui mi tira in mezzo immediatamente MetaMask, che è il mio tramite, vi ricordo, tra browser e mondo blockchain. Quindi ci sono due tipologie di, come si può dire, di interazioni tra MetaMask e i siti web 3. Una in lettura, che è quella che io faccio in sostanza quando autorizzo PancakeSwap a connettersi al mio MetaMask, scusate, m'ha buttato fuori, e in lettura vuol dire che lui può vedere quello che io ho all'interno del wallet. Quindi vi faccio un esempio, in questo caso se io vado su Trade, vedete che mi carica il mio bilancio di BNB, che potete vedere da MetaMask è 0.1873. adesso qua me lo carica, perché in lettura comunque è connesso, ci sta mettendo un attimino tanto, ma fidatevi che poi qua vi scrive il bilancio che voi avete sull'address attualmente selezionato, ovvero 0xAB. Dovete andare a fiducia, perché eventualmente adesso PancakeSwap sta un po' dormendo. Proviamo a disconnetterlo e riconnetterlo, magari si dà una sveglia.
svegliata. Comunque questa è l'interfaccia in lettura. Dall'altra parte abbiamo l'interfaccia in scrittura, il che vuol dire che se io vado a dire a PancakeSwap fai una cosa specifica, come uno swap, per l'appunto uno scambio di BNB con un'altra cripto, lui mi chiede al mio MetaMask l'autorizzazione a fare quella specifica operazione, ovvero in questo caso lo swap. Se io gliela do, io gliela devo dare, attenzione, ecco, mi ha caricato nel frattempo il bilancio, vi faccio vedere anche un esempio, non lo so, scambiamo BNB in Cardano, cosa che farei soltanto in un video di prova, mai nella realtà, comunque 0.1 BNB, adesso deve caricare anche il mio bilancio di ADA, che ovviamente è 0, ok, ce l'abbiamo fatta. Se io clicco swap, guardate, qua mi chiede la conferma, mi fa vedere l'operazione, ma anche se do la conferma qui, poi lui mi chiede la conferma da MetaMask. Perché? Perché comunque io devo firmare la transazione la firma il wallet e il wallet è MetaMask, quindi io clicco conferma e mi fa lo swap. Se avessi il mio ledger collegato dovrei cliccare conferma e poi confermare anche sul ledger, è un po' più noioso, macchinoso, ma lato sicurezza è meglio, forse ve l'ho già detto, non mi ricordo. Comunque adesso annulliamola e buttiamola via, perché lato scrittura non c'è solo la transazione semplice, quindi io voglio fare lo swap BNB per ADA, io lancio creo la transazione innanzitutto, me la manda a MetaMask per la firma, la firmo, la mando e viene eseguita e ho lo scambio. Se io vado a fare altre operazioni più complicate come la fornitura di liquidità a un pool, facciamo un esempio, andiamo a dare liquidità al pool BNB e Cake. Ok, supponiamo di voler dare il massimo di liquidità, c'è da fare due operazioni. La prima è l'approvazione e la seconda è la transazione stessa. Per quale motivo mi chiede di fare l'approvazione? Questo è importantissimo lato sicurezza, perché l'approvazione permette a PancakeSwap, in questo caso al proprietario dello smart contract, di spendere i due token all'interno del pool che sto approvando presenti nel mio wallet. Guardate, se io clicco Enable Cake, vuoi consentire a PancakeSwap di spendere Cake? Questo cosa vuol dire? Che PancakeSwap ha l'autorizzazione, se lui vuole, quindi anche se io non voglio e lui vuole perché qualcuno gli dà input di farlo, lui ha l'autorizzazione di spendere i miei Cake. Qui c'è da fare una piccola digressione tecnica, perdonatemela, ma la faccio lo stesso. Come funziona uno smart contract? Cioè qual è la differenza tra coin e token anche da questo punto di vista? Allora, il token, e poi capirete perché ve lo sto dicendo, il token è governato da uno smart contract, che è quello che lo eroga e lo gestisce. Lo smart contract ha totale controllo su tutti i token, ok, in circolazione. Quindi quando io invio un token, ad esempio io vi sto inviando Cake a qualcuno di voi, io non è che prendo i miei Cake e li sposto, io parlo con lo smart contract di Cake, lo smart contract di Cake prende i Cake dal mio wallet e li mette nel vostro, quindi è molto diverso. Se io al contrario sposto BNB o sposto Ether, che è una coin, io la sto spostando, ok? Questa è la grossa differenza. Quindi se c'è uno smart contract malevolo che è autorizzato a spendere i miei token, potrebbe fare un bel casino, perché mi potrebbe andare a prosciugare i token che io gli ho approvato. E questa è una cosa importantissima da considerare lato sicurezza, perché non bisogna mai approvare un contract che non conosciamo, e questo è il motivo per cui spesso nelle ultime live vi ho detto: se vi airdroppano delle shitcoin sconosciute, aspettate ad andare a fare lo scambio, perché quando le andate a vendere, a scambiare, interagite con lo smart contract e quindi gli state approvando la possibilità di spenderlo, e magari quello smart contract è malevolo e vi fa dei gran casini. Adesso non voglio mettervi ansia che se andate a dare liquidità a Cake BNB non succede niente, non è uno smart contract malevolo, ma è sempre cosa buona e giusta approvarne meno possibile, oppure disapprovarli quando non li utilizziamo più. Come si fa a disapprovarli? Se voi utilizzate tool come TheBank.com, ce ne sono tanti altri, a questo a me piace, comunque collegate il vostro wallet, Connect Wallet, benissimo, vediamo se ce la facciamo, e in sostanza voi collegate il vostro wallet e vi fa vedere, eccolo, vi fa vedere View My Profile,
approval, qua, vi fa vedere sulle varie chain quali smart contract avete approvato. Se io seleziono BSC, ad esempio, con questo wallet mi pare di aver dato liquidità, esatto, in passato a Cake, BTCB, insomma, ho fatto cose, e vedete che io ho approvato questi smart contract, ad esempio questo contract a spendere i miei BTCB, quest'altro a spendere i miei Cake LP, questo a spendere i BUSD, all'infinito, ok? Che è una cosa che di solito si fa, si approva all'infinito, che vuol dire che se cioè per qualche motivo il contract questo di PancakeSwap fosse malevolo e provasse a portarmi via tutti i BTCB che ho, lo potrebbe fare. Cosa che ovviamente sui contract di PancakeSwap non succede perché sono verificati e tutto quanto, ma sul contract di una shitcoin magari succede. La cosa bella è che se io qui clicco decline, vedete che mi lancia una transazione dove io vado a cancellare l'approvazione. Quindi da qua potete andare a verificare e cancellare eventualmente tutte le approvazioni. È molto molto importante. Spero che in tanti siate arrivati a questo punto, perché è importante davvero questo tema. Torniamo alla nostra DeFi adesso. Abbiamo visto come funziona in sostanza l'interazione MetaMask piattaforma DeFi. Alla fine si tratta sempre di operazioni o di lettura o di scrittura in approvazione o transazione. Queste sono le cose che si possono fare. Io metto un input, clicco un'icona, l'icona parla con MetaMask, firmo online oppure offline se ho l'hardware wallet e vado avanti. Se io voglio saltare da una chain all'altra, come faccio? Ecco, questo è l'ultimo tema importante. Ovvero, allora, io aspettate che ritorno alla visualizzazione estesa, tac, eccoci. Allora, supponiamo che io sono di nuovo soltanto su Ethereum e voglio andare ad aggiungere altre chain, la Binance Smart Chain, voglio andare ad aggiungere, che ne so io, Phantom, voglio aggiungere Arbitrum, Optimism, tutte quelle chain che adesso stanno spopolando, layer 1 o layer 2 che siano, l'importante è che l'address inizi con 0x, che siano EVM compatibili. Come faccio? Allora, menu a tendina, vado a fare RPC personalizzata, oppure se ad esempio io voglio utilizzare l'Arbitrum Bridge e voglio andare ad aggiungere il network Arbitrum, se io clicco Add Switch to Arbitrum Network, lui automaticamente mi carica i dati dell'Arbitrum Network. Quindi è più comodo farlo direttamente dalle applicazioni, dalle dApp ufficiali, ma altrimenti lo potete fare anche da qui. Nelle impostazioni, adesso mi devo ricordare dove, però eccolo qua, reti, ok, molto semplice, potete andare a verificare i dati, no? Quando lo inserite per la prima volta, motivi vi chiede di andare a inserire tutti questi dati e voi, mi raccomando, assicuratevi di inserirli corretti, perché altrimenti vi collegate a una chain che non è quella giusta. Poi da qua li potete andare a verificare in un secondo momento ed eventualmente modificare. Quindi questo giusto per, a titolo di completezza, ve lo dicevo. Poi, una volta che avete aggiunto le varie reti, potete saltare da una all'altra in maniera istantanea e velocissima e rapida e a costo zero. Ovvero, se io adesso da Ethereum voglio saltare su BSC, tac, BSC. Una cosa importante da capire è che gli address non cambiano, proprio perché tutte queste reti sono diciamo affini al mondo Ethereum, EVM compatibili e quant'altro, hanno un po' gli stessi standard crittografici di Ethereum tra le chiavi pubbliche e private. Quindi il seed è lo stesso, le chiavi private sono le stesse, le chiavi pubbliche sono le stesse, ed è il motivo per cui MetaMask è compatibile con tutte. Quindi l'unica cosa che dovete fare banalmente è aggiungere la chain e selezionarla. Questo ovviamente internamente a MetaMask. Se volete spostare un Ether dalla rete Ethereum alla rete BSC o alla rete Avalanche o a Optimism o ad Arbitrum, dovete utilizzare i bridge. L'unico modo per saltare da una rete all'altra, da una chain all'altra, è usare i bridge. Possono essere o il bridge ufficiale, quindi nel caso di Arbitrum, ve l'ho detto, abbiamo il nostro bridge.arbitrum.io. Nel caso di Avalanche abbiamo il bridge di Avalanche. Insomma, ognuno ha i suoi bridge, ok? Con il loro funzionamento, e sono interazioni anche lì con smart contract, ovvero io vado sul bridge
Vado a approvare la transazione, quello che mi sta facendo vedere qua, ok? Vado ad approvare una transazione sempre con MetaMask, vado a fare l'invio di Ether dal mio wallet allo smart contract del bridge. Il bridge trattiene gli Ether sulla rete Ethereum e me li dà sulla rete Arbitrum. Quindi questo è quello che fa il bridge, ok? È il loro scopo, trattenere, collateralizzare in sostanza quello che ti erogano dall'altra parte con quello che gli date voi da dove inviate. Attenzione anche all'utilizzo dei bridge, usate solo quelli giusti, non andate a farvi scammare da bridge falsi, usate quelli ufficiali ben conosciuti. Molti exchange fanno da bridge perché di fatto su Binance, ad esempio, potete depositare ERC20, Ethereum e prelevarlo sulla Binance Smart Chain. Su crypto.com hanno aggiunto i prelievi di ADA, Arbitrum, su Arbitrum, e quindi quello può essere visto come un bridge, però è sempre appunto qualcuno che fa da intermediario. Voi da soli, da MetaMask, non potete saltare da una chain all'altra, questo mettetevelo in testa. Poi, che altro si può dire? Se inviate coin su una chain errata, ad esempio, se voi non avete mai aggiunto la BSC, per dire, e inviate per disgrazia degli Ether da Binance al vostro address di MetaMask sulla BSC anziché su Ethereum, non disperate perché è sufficiente che l'aggiungete e poi ve li trovate lì, perché, ripeto, l'address è lo stesso medesimo, ok? Questo è molto importante. Un'altra cosa da sapere, ecco, è che quando saltate su un'altra chain, ricordatevi di avere la coin con cui pagare il gas, perché non è solo su Ethereum che si paga il gas, su Ethereum si paga in Ether e si paga tanto, lo sapete, ma se andate sulla Binance Smart Chain e ci spostate, per dire, solo un Ether e poi non avete i BNB per pagare il gas, siamo più scemi di prima perché non li possiamo muovere, non possiamo fare niente. Quindi mi raccomando, se siete su Avalanche abbiate anche degli AVAX, se siete su Binance Smart Chain abbiate BNB e così via per pagare il gas. L'unica cosa che non dovete mai fare è inviare coin a una chain errata su una piattaforma centralizzata come un exchange o come una CeFi, ma lì è un altro discorso, perché lì non siete voi ad aggiungere la rete e a dire vabbè, poco male la recupero, ma sono loro a doverlo fare. E non sempre sono collaborativi. Non mi viene in mente altro da dire. Credo che abbiamo esaurito tutti i punti importanti: il bridging, la DeFi, la sicurezza, fin troppo la sicurezza, me ne rendo conto, ma direi che di altro di importante non c'è. Sotto attività potete vedere tutte le transazioni che avete fatto, in coda e non in coda. Se fate una transazione, ogni transazione che fate potete andare a scegliere il prezzo del gas, però di solito quello che viene importato in automatico è corretto. Nelle impostazioni potete attivare o meno la possibilità, nelle avanzate, controlli gas avanzati. Ecco, se andate a inviare una transazione e vi sembra che il prezzo del gas che vi propone sia qualcosa di impossibile, allora magari andate a controllare su Etherscan quello che è il prezzo del gas, mettete controlli gas avanzati on e poi correggete a mano i dati. Però non mi è mai capitato personalmente di doverlo fare. Bene, se avete altre domande su MetaMask specifiche, fatele nei commenti. Fate attenzione agli scam, anche ai support scam, perché c'è pieno di profili falsi che si spacciano per il support di MetaMask. Fate veramente attenzione in queste situazioni ci sono veramente una quantità di scam infinite. Basta, ho terminato, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.